Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 8 del mattino, ho appena finito di fare la doccia, mi sono vestito e tra poco andrò al lavoro perché avrò due consulenze didattiche per l'università e campus, una alle ore 10 e una alle ore 12, poi inizierò con il turno classico. Quindi ora caffettino e poi vi porto con me durante questa giornata produttiva in cui vi mostrerò diverse sfaccettature della mia vita che ancora non vi ho mostrato, ma prima caffè. Caffettino preso, adesso invece prepariamo la borsa e poi andiamo. Prima però voglio farvi vedere lo Skadish, non so come si pronunci, che ho acquistato da Ikea, che come vedete è molto utile per far sì che sia il tutto più organizzato per quel che riguarda la propria postazione. Mi ci sto trovando bene, devo ancora aggiungere, diciamo, diversi gadget per far sì che funzioni ovviamente del tutto al meglio, però mi sta piacendo veramente veramente tanto e l'ho sostituito anche come sfondo rispetto alla lavagna bianca che avevo, così che nei video ci sia questo contrasto. Solitamente io sono vestito di bianco e invece questo è nero, quindi c'è questo contrasto, perciò ha una duplice funzione. Ma eccoci qui, come borsa utilizzo questo zaino bello grande di XD Design che ho acquistato su Amazon a un prezzo veramente regalato solo perché avevo questa mimetica militare. Altrimenti il prezzo normale invece che di 37 euro credo che superi addirittura i 70, quindi solamente per questo motivo ho risparmiato praticamente quasi la metà. Allora, dentro andiamo ad inserire prima di tutto ovviamente il PC che mettiamo qua. Dentro c'è già un'agenda bianca per prendere diversi appunti, ma vado anche ad inserire l'agenda classica 2022-2023 di Moleskine, che anche questo ovviamente serve per lavoro. AirPods e caricatore, occhiali, perché se dovessero darmi fastidio le lenti a contatto devo comunque avere un'alternativa. Un'altra piccola agendina, sempre Moleskine, che come avete capito è uno dei marchi che preferisco. Una penna, che andiamo ad inserire qui. Questa agenda riguarda in particolar modo il mio personal brand, quindi se avrò un pochino di tempo tra una consulenza e l'altra da poter dedicare anche a quest'altra parte del mio lavoro, la sfrutterò in questo modo. Questa mattina poi tra l'altro ho iniziato un nuovo libro sul coaching eccezionale. Dicono che sia il miglior libro sul coaching ed è quello di John Whitmore. Mi sta piacendo tantissimo e effettivamente è un libro molto molto completo su quello che appunto è life coaching, quindi lo utilizzo per far sì che io possa migliorare in quella che è una delle mie professioni, quella appunto di life and productivity coach. Vi aggiorno al volo anche del fatto che a partire da settembre rinizierò sia con le consulenze singole sia con i percorsi, quindi qualora foste interessati qui c'è la mail a cui potete contattarmi per avere maggiori info oppure qui sotto nei commenti o su Instagram. Poi tra l'altro molto presto vi mostrerò anche appunto i vari percorsi e una giornata proprio da Life and Productivity Coach, quindi mi raccomando raggiungiamo 50 like se volete vedere un video in cui vi porto con me durante una giornata da coach di crescita e produttività personale. Anche la borraccia acquistata all'Oceanografico di Valencia è pronta e quindi adesso si va in ufficio. Ecco qui, l'ufficio di oggi, sto per aspettare il primo cliente che dovrebbe arrivare all'incirca da una ventina di minuti, quindi ci sarà poi la prima consulenza, 2 ore dopo la seconda. Preparo la consulenza e si parte. Prima consulenza terminata, tra all'incirca una mezz'oretta, dato che sono le 11 anticiperà, invece che alle 12 alle 11.30 arriverà la seconda e poi si pranza, inizio con il turno. Anche la seconda consulenza è andata, adesso ho preso il caffè, il secondo ed ultimo della giornata, dopodiché alle ore 14 inizierà il mio turno. Ho colto l'occasione di questo lasso di tempo che avevo libero per segnare le varie spese su Notion, ora vi faccio vedere che ho effettuato in questi giorni. Tipo, qui ci sono quelle di oggi e segnare le spese è un'abitudine che consiglio a tutti, poi magari ci farò un video più dettagliato su questo. Sono le 20, finalmente sono a casa, sono molto contento della giornata di oggi che è stata veramente veramente pienissima, però per l'appunto è stata anche molto stancante, ma non è finita qui perché questa sera voglio realizzare o un video oppure andare in live sul mio canale YouTube. Alla fine ho optato per montare diversi video, sto montando questo che voi state per l'appunto vedendo, ma in realtà ne ho anche montato uno che uscirà a settembre, quindi quando darò il via alla nuova stagione 2023-2024, che partirà il 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2024, e è realizzato anche un post per Instagram che partirà sempre a partire dal 31 agosto 2023, quindi appunto darà il via alla nuova stagione dei vari contenuti.
Sto facendo questo perché voglio arrivare appunto a settembre ed ottobre pieno zeppo di contenuti da potervi condividere. Ho anche realizzato già uno short sempre per il 31 agosto, ho diversi video pronti e non vedo l'ora che vediate il tutto. Ora che sono le 22 vado a concludere qui questa giornata perché domani voglio alzarmi alle 4:30 del mattino come al solito, quindi è arrivato il momento di riposarci.